Sera, prima sconfitta della Pescara in campionato, il Crotone Alex Lerda espugna l'Adriatico Giovanni Cordacchi al diciannovesimo del secondo tempo ha deciso un gol di Cosimo Chirico, c'è stata però la deviazione di un componente della barriera. e Quindi Plizzari è stato completamente spiazzato, sfortunato nell'occasione decisiva, nell'episodio decisivo di questo match il Pescara, ma il Crotone non ha rubato nulla. Sicuramente più squadra, più forte in questo momento del Pescara forse lo si sapeva. Buonasera Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. La tua sintesi? Beh, rispetto alle prime due partite oggi Pescara ha fatto, secondo me, tanta fatica a concludere, ad andare dentro e a creare problemi a, al Crotone, che si è dimostrato una squadra, eh, forse in questo momento, che sta in un gradino un po' più alto rispetto a quelle che, che sono le, le aspettative magari anche dei, dei tifosi, della gente, della piazza perché magari queste prime due partite ci avevano un po' illuso, oggi ci riportano un po' con i piedi per terra, perché è vero che Crotone non è che ha fatto tantissimo, però si vedeva che aveva la padronanza della gara e quindi alla fine penso che non abbia rubato nulla. Assolutamente, quindi siamo in perfetta consonanza su questo. Diamo uno sguardo al quadro completo dei risultati questa giornata. La terza, ricordando che domenica prossima il Pescara sarà di scena a Viterbo, Viterbese che ha colto un punto prezioso sul campo del Messina nei minuti finali. Il gol di Polidori. Questi, questi risultati della terza giornata, primo turno infrasettimanale previsto dal calendario. A Pontedera, Monterosi, Juve Stabia 0-1, ha deciso Mignanelli. Catanzaro la tira 5-0. Questo è il la gol in tre partite eh, disputate dalla squadra di Vincenzo Vivarini 12 gol fatti 4 di media partita nessuno subito Fidelis Andria Cerignola 1 a 2 Gelbison Potenza 1 a 1 al 95° il pareggio del Potenza firmato da Matino Messina Viterbese 1 a 1 in vantaggio la squadra di Auteri con Iannone il pareggio di Polidori all'89° Viterbese che ospiterà il Pescara domenica alle 17.30 Monopoli batte Avellino 2 a 1 falsa parte dunque per la squadra Irpina, Starita, Montini all'84esimo ha accorciato le distanze ai Casarini, un solo punto in tre partite per l'11 di Taurino Pescara 0, Crotone 1 al 19 del secondo tempo la rete di Chiricò, ma è stata palese la deviazione della barriera, probabilmente di Mora poi vedremo, ci faremo dire anche dal nostro inviato che vedo già inquadrato nella pancia dell'Adriatico Giovanni Cornacchi, Enrico Giancarli ha completamente spiazzato Prizzari, incolpevole assolutamente incolpevole nella ma bisogna dire, lo diciamo subito: anzi, ingenuo Milani. Milani in quella circostanza deve temporeggiare il fallo inutile ai danni di Chiricò, che da quella zolla del terreno di gioco può essere molto pericoloso. Infatti, ha deciso il match, seppur aiutato con una deviazione. Turris-Taranto 2-1, guida Frascatore e Longo, Frascatore ex Pescara che aveva momentaneamente pareggiato, riequilibrato ehm, le sorti del match. E poi la Turris, però, ha vinto questa partita. Vediamo ora la classifica perché domani si giocheranno comunque due posticipi alle 21 Foggia Virtus Francavilla e Giuliano e Picerno domani ora 21 i due posticipi di questo turno di campionato eccola qui la classifica la leggiamo insieme Catanzaro e Crotone a punteggio pieno con 9 punti Turris 7 Monopoli Juve Stabia Pescara e Cerignola 6 Virtus Francavilla e Monterosi 4 Giuliano Picerno Potenza e Latina 3 Andrea Viterbese Gelbison 2 Avellino e Miss 1 Foggia e Taranto, il Taranto con il neotecnico Ezzolino Capuano. La prima partita per lui, zero punti. Andiamo da Enrico Giancarli. Buonasera, Enrico. Ciao, Massimo, buonasera. Un saluto a te in diretta dal mix. Zone in attesa dell'arrivo dei protagonisti, Diego Martelli, che ringrazio per la collaborazione tecnica. È una sconfitta che brucia: brucia perché, se da un lato è vero che in gran parte del primo tempo e nella parte centrale del secondo tempo il Crotone ha dato la sensazione proprio tatticamente di essere una squadra forse anche più forte del Pescara, conti fatti Plizzari è rimasto inoperoso, solo quello spavento all'inizio si era complicato la vita da solo e quando è stato alzato un campanile la palla è rimasta in campo e Carbo con Gomez tutto solo gli ha sostanzialmente consegnato il pallone, ma di parate su conclusioni non se ne sono viste né da una parte né dall'altra, era probabilmente la classica partita da 0-0, anche se a conti fatti il Crotone, dal punto di vista tecnico-tattico, per tanti momenti del match ha dato la sensazione di essere superiore al Pescara. Il rammarico non aver concretizzato quella finale di primo tempo molto intenso del Pescara, e nel secondo tempo sullo 0-0, un delizioso assist di Mora, Tupta si è spostato il pallone sul sinistro, ma poi non è riuscito a concludere perché il suo tiro è stato contratto non con un braccio, come reclamato da Tupta, ma con il corpo da un difensore del Crotone. Bisognerà capire che cosa si sono fatti per Pellacani e Ingrosso Boben, quando è entrato è stato chiamato in causa è stato anche provvidenziale su una possibile palla del 2-0 di Chirico è andato con i tempi giusti ma il Pescara in 60 minuti nel riscaldamento più i primi 60 ha perso i suoi due difensori titolari della prima partita di campionato e quindi dovremmo capire anche cosa si sono fatti probabilmente per quanto visto dal punto di vista delle occasioni e delle opportunità il pareggio è il risultato più giusto però il Crotone eh, ha portato a casa i tre punti. Sfortunata la deviazione, magari mi viene a sostegno tu Massimo, con i replay di Tupta in uh, barriera. Tupta che poi ha lasciato spazio a Desogus, Desogus, prima da trequartista, tre poi da esterno a destra con l'ingresso di Delle Monache, ha uh, dimostrato di avere degli ottimi numeri. Sì, non sappiamo ancora perché sinceramente anche il telecronista di Eleven Sport parlava di deviazioni di Tupta, ma non ne siamo così certi. C'è chi dice anche che il pallone sia stato deviato con il saltello, no? la barriera è saltata, eh, Mora, potrebbe essere stato Mora. Poi insomma eh, ci faremo dire, però è stato un episodio molto ma molto sfortunato perché è stato completamente spiazzato. Plizzari, assolutamente incolpevole nella circostanza e come diceva Enrico, Fabio, no? nel primo tempo si è complicato eh, la vita no? nei minuti iniziali, Plizzari. Che però ha rimediato lì in quel frangente con grandissimo coraggio. Sì, è stato un po' incerto, però eh, mi trovo d'accordo con le parole di Enrico, anche se io credo che se la partita fosse finita 0-0, comunque il Pescara ne usciva un po' rimaneggiato no? è, dal punto di vista de, della consapevolezza, dell'autostima, perché poi la partita per larghi tratti l'ha fatta il Crotone, sarebbe stato un punto che avrebbe dato probabilmente morale, però io credo che poi nella testa dei giocatori eh, al di là de dell'episodio della punizione un po' di difficoltà rispetto alle prime due partite ci siano state e quindi c'è da lavorare, c'è da rimboccarsi un po' le maniche perché poi. Ma questo lo si sapeva. Lo già. sapevamo esatto. Ecco, ti volevo chiedere: prima mh, di ascoltare il microfono di Enrico Giancarli, i protagonisti che si avvicenderanno al suo microfono, ecco tatticamente: no? Pronti via, cupone a sinistra e non a destra. Chiaramente, io credo di averla letta così. Calapai eh, è uno che spinge moltissimo, non eccelle nella fase di non possesso. La catena di destra funziona molto bene perché ho visto Cortone Monopoli. Calapai, Chiricò e quindi con quella scelta Colombo ha voluto tenere basso Calapai. Si sono annullati di fatto, no? Sì, sì, io credo che sia stata questa la scelta fatta dal mister del Pescara, però poi eh, la soluzione che abbiamo adottato nel primo tempo, almeno per la prima mezz'ora, è stata soltanto qualche palla lunga e dopo diventi prevedibile e allora bisogna cercare, quando incontri queste squadre forti, che non è che siano tantissime, però sicuramente Catanzaro e Crotone su tutti, Qualche, qualche alternativa nel fraseggio, nel riuscire ad andare tra le linee, perché se poi ti leggono e anche un giocatore che ha gambe e a strappo come Cuppone fa fatica. Assolutamente tra l'altro il Pescara poi è cresciuto negli ultimi 15 minuti del primo tempo quando hanno cominciato a spingere, non so se sei d'accordo con più coraggio gli esterni bassi ma è normale, perché poi quando cresce superiorità numerica, quando vai in sovrapposizione, quando riesci ad arrivare con più uomini nel negli ultimi 35-40 metri, e l'avversario poi fa fatica a ripartire, e questa era una cosa che ci, ci dava dei buoni auspici per l'inizio del secondo tempo, poi però la qualità del crotone si è vista e ci ha messo un po' in difficoltà, anche se il risultato forse ci stava, anche il pareggio, eh, perché come ha detto Enrico non è che avesse creduto sì. tantissimo. Però il Pescara ha fatto veramente poco rispetto agli altri due partiti. Assolutamente, ha fatto poco sul piano della produzione delle occasioni offensive. Però andiamo da Enrico Giancarli, cioè è arrivato, sì. In postazione il presidente Sebastiani, a te Enrico. Presidente, il Crotone è sicuramente è una squadra molto forte, lo ha dimostrato per gran parte della partita, però a conti fatti nessun tiro in porta, quindi forse una sconfitta che brucia. No, lo sapevamo che il Crotone è una squadra forte costruita per cercare di vincere il campionato, però a me non mi è sembrata ci fosse questa differenza in campo, perché Pescara ha tenuto molto bene il campo e la partita secondo me si poteva risolvere solo da una parte e dall'altra in un modo come si è risolta, c'è stata una punizione tra le altre cose, prima c'era un fuorigioco. Poi abbiamo preso la punizione contro, una deviazione e prendi gol. Poi dopo il gol si è giocato praticamente 5 minuti, che erano sempre a terra, quindi non è che si sia giocato più di tanto. Però mh, sapevamo che oggi era una partita difficile, però la squadra ci ha messo tutto quello che ci aveva. Forse all'inizio è entrata un po' timorosa rispetto alle altre partite perché sapeva di incontrare una squadra forte, però poi ha giocato la sua partita come al solito. E, il fatto stesso che il pubblico abbia apprezzato quello che ha fatto la squadra vuol dire che siamo sulla strada giusta. Presidente, eh, esce un po' ridimensionato il Pescara contro il Crotone rispetto alle prime due partite oppure lei è soddisfatto? No, no, non esce assolutamente ridimensionato, esce con una sconfitta che purtroppo brucia per come è arrivata, però eh, dobbiamo anche essere obiettivi e sapere che comunque ci sono squadre attrezzate, eh, forse più di noi, però oggi obiettivamente eh, non mi sembra di aver visto una squadra che ti ha surclassato, una squadra che comunque ha giocato bene, eh, ha fatto delle ripartenze importanti con i due velocissimi che ha, anche cioè Achirico che è tecnicamente un giocatore importante per la categoria, però Pescara ha fatto la sua parte senza senza nessun problema. Che cosa si sono fatti per la cani in grosso? Ci può dire qualcosa? Ma in grosso non lo so, però credo che insomma, mi diceva prima proprio Gianmarco che aveva avuto forse un... non lo so, forse come si è allungato, probabilmente ha sentito qualche dolore. Per la cani speriamo che non si sia fatto nulla, ma temo che si sia fatto qualcosa di importante. Del tipo? Eh, non lo so, domani mattina il professor Tavoglieri lo visiterà. però il ragazzo non sta bene, quindi speriamo che non sia nulla di grave perché sarebbe veramente una grave perdita. Nel caso c'è il mercato degli svincolati, o non ci pensate? Ma non ci pensiamo perché gli svincolati che sono pronti per giocare ce ne sono pochi, quindi sarebbe da aspettarli: due o tre mesi, e anche due mesi, anche 60 giorni. Cioè, trovare uno che. Che è pronto, se trovassimo uno pronto sì, però diversamente sarebbe un problema. Ma Come si è fatto male per Lacani? Il riscaldamento, con un cambio di direzione. Quindi il ginocchio? Sì. L'ultima da parte mia, poi le domande da studio, presidente. Eh, il rammarico c'è sullo 0-0 per quella bella palla che ha messo Mora a Tupta, e poteva fare forse qualcosa di più? O l'episodio non conta in questa partita? No, no, ma io credo che abbiamo avuto delle occasioni noi, le hanno avute loro, eh, lo dicevo prima con il, il direttore del Crotone, era una partita questa che poteva finire tranquillamente 0-0 e che poteva essere risolta da un lato e dall'altro con un'azione di questo tipo qua, una punizione, un calcio piazzato, un calcio d'angolo, qualcosa del genere. E purtroppo così è stato, purtroppo l'hanno risolta loro. Allora andiamo con le domande da studio, il Presidente è qui che vi ascolta. Allora, facciamo una domanda veloce, la facciamo fare a Fabio. Naturalmente. Eh, ciao Presidente, eh, no, volevo soltanto chiedere se questa partita comunque vi dà ancora la convinzione di poter lottare, è vero che è passato talmente tanto, poco tempo. Con le prime o già da oggi eh, c'è da pensare che il Catanzaro faccia un campionato a parte? Perché il Crotone, no, come ha detto bene tu, no, non lo vedo una squadra molto superiore a Pescara. Il Catanzaro ha fatto, credo che ha messo insieme una bella corazzata. È anche vero che il calendario sia nostro che del Crotone delle prime partite è un pochettino diverso dal Catanzaro, per cui noi abbiamo iniziato subito con l'Avellino, siamo andati a Latina, oggi è Crotone, poi andremo a Viterbo, poi andremo a Foggia. Il Catanzaro è iniziato un pochettino meglio questo campionato, però sicuramente è una squadra molto forte e è chiaro che a vedere quello che hanno fatto nelle prime tre partite è sicuramente la candidata numero uno. Però in questo campionato ci sono diverse squadre attrezzate che possono dar fastidio, quindi noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e secondo me ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Massimo, non so se hai una domanda anche tu per il Presidente. No, vabbè, per quanto riguarda i centrali, speriamo che non si tratti di nulla di grave per Pellacani, che tra l'altro aveva fatto registrare un ottimo impatto su questo campionato. Ci sarebbe l'opzione, voglio dire, De Marino, che è un terzino, ma all'occorrenza può giocare anche centrale, in emergenza dico. Sì, 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 abbiamo quella possibilità perché De Marino l'ha già fatto, speriamo che, che, che anche Gianmarco stia bene, non sia fatto nulla di grave, alla fine c'è sempre i quattro difensori, sperando anche che magari eh, Filippo non, non si sia fatto così male. Grazie Presidente Sebastiani, Grazie. Queste le parole dunque del presidente Sebastiani e mi sembravano preoccupate eh, per le condizioni di Pellacani. Quindi un cambio di direzione nel riscaldamento un problema al ginocchio. Ci auguriamo non si tratti di nulla di grave, però il volto del presidente Sebastiani era abbastanza preoccupato. Eh sì, eh, abbiamo notato anche noi il cambio di direzione, quindi problema al ginocchio. Infortunio di natura articolare, no? E quindi se fosse stato muscolare, magari eh, avremmo tutti tirato un sospiro di sollievo. Invece così non è. Sì. Però vedremo domani che cosa accadrà. Sarà visitato eh, dal dottor Tavolieri. Attendiamo buone nuove. Tra l'altro c'è una buona notizia che riguarda Fabio Aloi: perché da domani comincerà a fare lui i cambi di direzione. Dovrebbe tornare a disposizione. Siamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore. Dopo la trasferta di Foggia in programma sabato 24 settembre questa è almeno una buona notizia per Alberto Colombo. Non ci voleva, però insomma, effettivamente? No, no, no eh, quando ci sono gli infortuni, poi diventa complicato. Che si prendono i giocatori su cui avevi puntato. Poi soprattutto per la Cani, che è l'unico forse dei quattro aggressivo, no? Sì, è un giocatore che ha caratteristiche un po' diverse mm. rispetto agli altri. Però anche le parole del presidente, alla domanda un po' provocatoria di Enrico di andare sugli svincolati mi trovano d'accordo perché poi certo. vorrei fare un inciso su Palmiero che si è tutta l'estate da solo e si vede, si, vede. si vede, vede perché poi ti manca il ritmo della squadra, ti manca il possesso palla, l'intensità, è un giocatore che secondo me ci vuole ancora un po' di tempo per vederlo sui suoi livelli e se il mister gli darà l'occasione di giocare forse riuscirà a colmare il gap un po' prima ma... Sai, far giocare un giocatore che sta indietro non è semplice. Andiamo da, credo, De Sogus, mi pare di sì, o no? Sì, esatto Massimo, De Sogus, che oggi ha fatto l'esordio con la maglia bianca-azzurra, sia da trequartista che da esterno, abbiamo detto in cronaca, tanti spunti interessanti, peccato per la sconfitta. Sì, sì, un peccato, diciamo secondo me una sconfitta immeritata, per come è andata la partita, però bisogna subito archiviarla e pensare alla prossima domenica. Ti abbiamo visto prima come trequartista alle spalle delle due punte, poi largo a destra quando è entrato delle monache con una sorta di 4-2-3-1. Potresti scegliere tu qual è la tua posizione preferita in campo? Ma io ho sempre giocato, diciamo, l'anno scorso esterno a sinistra, però posso giocare sia a destra che trequartista, dipende dal mister, io sono a completa disposizione. Avete qualche rammarico per il finale? Eh beh, certo, dovevamo cercare di pareggiare, almeno di pareggiare. Poi, un peccato ormai è andata così, ma andiamo avanti. Non so se tu hai sentito Filippo Pellacani nel spogliatoio, perché il presidente ha detto che probabilmente si è fatto male. Non so se l'hai sentito. No, non ho sentito niente, ero in campo, non ho sentito niente. Posso fare okay. una domanda, Enrico? Perfetto, noi ringraziamo. Sì, una domanda un attimino: sì. che metto il telefono per, così ti può ascoltare direttamente. Solo un attimo, intanto, vai, ti ascolta. Sì. Intanto faccio i complimenti a De Sogus perché lo abbiamo visto nel campionato primavera lo scorso anno. Tra l'altro, un nazionale anche under 20 con il Cagliari. Lui ha fatto molto bene, 2002. Il tridente era De Sogus, dall'altra parte Tramonì che è andato a Pisa, classe 2003. Altro ottimo prospetto con l'Uvumba terminale della manovra. Insomma, eravate un bel tridente lì davanti. Eh? Non ho sentito. Eravate un bel tridente lì davanti. Eh, eh. sì, l'anno scorso, bellissimo anno che chiesto a Pisa, eravamo proprio in bel Tridente, eh, però ormai è finito l'anno, adesso sono qua sono contento di stare qua. Certo, eh, certo. No, Perfetto. Grazie in bocca al lupo per la stagione, grazie, grazie a De Sogus, eh, ci risentiamo tra un po', forse aspetta, restiamo in linea massimo perché forse sta per arrivare il tecnico Alberto Colombo, manca ancora qualche istante, magari ti richiederò la linea io appena sarà qui il mister. Eh sì, perché De Sogus è davvero secondo me è un esterno. Magari sì, si può adattare a fare il trequartista, quartista, ma io lo scorso anno ho visto diverse partite da esterno sinistro, poi dall'altra parte Tramoni, un giocatore veramente secondo me del quale mh, sentiremo parlare, un francese, classe 2003 che è stato acquistato quest'anno dal Pisa, Fabio. Cioè il Pisa acquista i giocatori, <ride> anche perché ha incassato tanto per Lucca che è andato all'Ajax. Guarda, far giocare i giovani secondo me è l'unica politica che, che può mantenere in vita le società medio-basse, quindi certo. ogni tanto fare un investimento quando ci si crede e poi dopo a breve termine si, si, si viene ripagati perché quando il giocatore è forte. Eh, ieri, se non mi sbaglio, in Champions ha fatto un gol un giocatore del 2005, no? Certo, quindi, quindi possono giocare questi ragazzi. Anzi, ah, sì. addirittura mi offri il destro. Ah, no, andiamo da Colombo, giustamente. Sì, dal tecnico, con il tecnico Alberto Colombo per commentare questi 90 minuti. Forse il rammarico è averla persa subendo zero tiri in porta o aver concesso troppo al crotone in apertura di gara? Ma Visto che poi non siamo andati sotto quando abbiamo concesso qualcosa, soprattutto nelle ripartenze, nate poi da palle inattive a nostro favore in alcune circostanze, c'è un rammarico perché l'episodio, certe partite... Equilibrate come poi si era messa questa diventa decisivo, quindi è un, un peccato perché al di là dei primi 20-25 minuti dove siamo in, abbiamo incominciato con un po' di, di timidezza, con un po' di eh, marce ridotte, poi il coraggio eh, ci ha permesso di, 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 ritro, di far ritornare quantomeno in, in parità il, il match come equilibrio eh, finché poi quell'episodio ha sicuramente deciso eh, la, la partita, però eh, insomma sono situazioni che capitano, credo che quello che dobbiamo portarci dentro è la rabbia nel, nel gruppo che, che alla fine avevamo eh, perché ci siamo sentiti un po', i ragazzi sono comunque sentiti un po' defraudati o comunque non meritevoli di questa sconfitta perché si riteneva quantomeno il pareggio il risultato più giusto per quello che si è visto negli altri 70-75 minuti, quindi questo è... Dobbiamo portarci questa rabbia per, per la prossima partita. Allora, io faccio una considerazione tattica intanto sulle scelte iniziali, perché Cupone largo a sinistra era per tenere basso l'esterno il difensore loro che è molto bravo con Chiricò a sovrapporsi. Le è piaciuto tutta a destra come ha interpretato il ruolo? Un po' all'inizio sembrava un po' sfasato, se mi si passi il tempo. Ma io credo come tutta la squadra c'è eh, stato un inizio un po' sottotono. Poi credo che nel, nel secondo periodo del, del primo tempo abbia eh, creato qualche problema in più anche da quella parte, sembrato nettamente più, più vivo, più dentro l'azione. La, Poi è chiaro che non abbiamo. Uh, usufruito degli spunti suoi in maniera determinante però col passare del tempo ha sicuramente trovato le, le, le posizioni più corrette le distanze giuste le, e anche la capacità insomma, di dialogare un po' di più con il resto della squadra Mi dice le sue sensazioni su Pellacani e Ingrosso? Perché il presidente era molto preoccupato per Pellacani Sì, Pellacani eh, molto probabilmente insomma, le, le prime sensazioni sono di un lungo stop e quindi invece Ingrosso no, onestamente... Non credo sia qualcosa di... Così preoccupante come per la Campi. Una domanda da studio e dobbiamo salutare il tecnico Alberto Colombo. Sì, intanto mi fa piacere perché avevo letto benissimo la vigilia all'atto dell'annuncio delle formazioni, vedendo Cuppone a sinistra, insomma Cuppone che teneva basso Calapai che nella partita con il Monopoli si è inteso alla perfezione con Chirico E sappiamo che Calapai non eccelle nella fase di non possesso, quindi questa cosa mi fa piacere. La domanda invece di Fabio Ferraresi. No, intanto buonasera, mister. Volevo chiederle se forse. Vi ha messo un po' in difficoltà e lei non si aspettava questa aggressione nei primi minuti del crotone così molto alta eh, che vi ha tolto qualche certezza e poi dopo non dico che abbia incanalato la partita su certi binari, poi siamo stati bravi a, a rimetterla, come ha detto bene lei, quasi in parità dal punto di vista dell'equilibrio, però il loro atteggiamento è, è stato magari un po' sorprendente da parte sua, se l'aspettava? Eh, sì, sì, perché abbiamo visto comunque anche con eh, il Monopoli, che ha tenuto questo tipo di atteggiamento aggressivo anche sui difensori con, con l'attaccante su uno de, della coppia centrale e con tribuzzi in modo particolare sull'altro. Molte volte servirebbe avere un po' più di tempo nel preparare le, le gare, eh, perché comunque avevamo capito, insomma, cercato o trovato delle codifiche per... Eh, saltare il primo pressing eh, e abbiamo iniziato magari a farlo un po' più avanti, tant'è vero che anche loro poi dopo i primi 15-20 minuti dove sembravano probabilmente anche fisicamente più in palla, ma mh, ripeto forse era un po' di timidezza da parte nostra, io continuo a dire che anche oggi abbiamo iniziato con quattro giovani, ma sono giovani dal grande potenziale, eh, quindi non è che io mi lamento perché, però magari in certe partite devono ancora fare il callo da questo punto di vista della chiamiamola pressione se così si può dire eh, o, o dell'avversario di, 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 di alta qualità per la categoria. Quindi una volta eh, passata l'emozione o l'emotività credo che si sia rivisto un, un equilibrio in campo con, eh, e qui sottolineo quanto eh, dicevo quanto non importi poi l'età perché Credo fra i migliori in campo ci siano stati due giocatori eh, diametralmente opposti nel, nell'età, Mora e Jabua, quindi eh, hanno fatto veramente una grande partita come altri, eh, soprattutto anche dietro e un altro aspetto da considerare è il fatto che... Si è, sta, è stato buttato un, un giocatore dentro senza preparazione mentale e fisica eh, adeguata perché questo colpo a sorpresa di Pellacani ha un po' scombussolato i piani ed è stato bravo anche in grosso prima e Boben poi a non far sentire la, la, la mancanza di un giocatore. Grazie al tecnico Alberto Colombo. Sta arrivando Vergani, una domanda a Vergani e poi c'è l'ERDA. Domanda rapidissima, Vergani, eh, l'esordio che, che non, cioè non è l'esordio che ti aspettavi con la sconfitta? No, esordio amaro. Eh, purtroppo questo episodio qua ha deciso la partita, però non ci dobbiamo scoraggiare, testa subito alla prossima che è tra pochi giorni. Chiedo solo al volo se hai parlato con Filippo Pellacani perché non ci arrivano buone notizie. No, non sono riuscito a parlarci. Grazie, grazie Edoardo Vergani. Arriva il tecnico Franco Lerda in postazione. Sta arrivando Lerda, almeno così ci dicono, vediamo se riesce, se lo riusciamo a raggiungere. Eccolo qui il tecnico Franco Lerda che salutiamo con grande piacere, è bentornato a Pescara Lerda, intanto il Crotone ha dato una dimostrazione di compattezza e di forza per gran parte della partita anche se a conti fatti numero di occasioni forse il pari è il risultato più giusto No, ehm, non sono d'accordo, nel senso che noi siamo venuti qui con un atteggiamento, con personalità la partita l'abbiamo interpretata molto bene, è vero che abbiamo tirato poco in porta, ma è altresì vero che noi abbiamo cresciuto creato molti presupposti per poter tirare, siamo andati parecchie volte sul fondo, eh, siamo ripartiti molto bene in parità numerica e alcune volte con giocatori nostri molto abili di uno contro uno, poi sbagliamo il passaggio, poi non cacciamo bene. I portieri sono stati poco impegnati, ma, le... ma, 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 ma se, se, se andiamo a valutare la, la, la partita di per sé, il primo tempo noi meritavamo di passare in vantaggio, pur non avendo inciso in senso lato, cioè nei tiri, però abbiamo interpretato bene, abbiamo gradito molto alto, siamo stati corti, abbiamo giocato quando si poteva, siamo ripartiti forte contro una squadra che ha valori importanti, contro una squadra che al pari nostro giocherà per. per, per... Per i vertici, zone allora io faccio un'ultima battuta, poi una domanda da studio da Massimo Profeta e Fabio sì. Ferraresi. Allora, la mm -hmm. domanda mia è che effetto le ha fatto a tornare qui allo stadio Degli? È stato un piacere. Ieri ho rivisto alcuni amici e sono contento di questo. Pescara è sempre una grande piazza, mi è rimasta nel cuore. Sono contento di tornarci e niente. Domanda per il tecnico Lerda, Beh, intanto io abbraccio Franco Lerda. Ieri insomma, possiamo dire Fabio, no? siamo andati a trovarlo in ritiro prima di questa partita e l'abbiamo sì. salutato. Ciao Franco, la domanda te la faccio fare a Fabio eh, che è il tecnico no, della situazione. Io la ciao M M Massimo, ciao. io al ciao. mister la domanda non gliela faccio perché mi sentirei troppo in imbarazzo. No, volevo soltanto dire, mister, che mi trovi d'accordo nella prima disamina che ho fatto prima che Enrico mandasse le, le interviste. Ho detto le stesse parole che, che hai appena pronunciato tu: eh, che il Crotone comunque, anche non avendo creato tanto, ha, ha avuto qualcosa in più che, che poi alla fine ha legittimato il risultato. E ti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Ti voglio bene, lo sai, e spero di rivederti presto. Io intanto vi ringrazio, vi abbraccio tutti e due, è stato un piacere rivedervi e eh, eh, niente dai ehm, non si sa mai alla, fine, eh, sa alla mai. fine portiamo a casa questi tre punti che per noi sono molto importanti grazie a Franco Lerda, grazie a Luciano l'ufficio stampa Massimo. del... Ciao, 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 ciao. ciao Luciano, ciao Franco, grazie io mi fermo qui con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. Abbiamo ascoltato Desogus e Vergani per il Pescara, Colombo e, e Lerda, i due allenatori, il presidente Daniele Sebastiani. La notizia negativa, al di là del risultato della partita, è che si teme un lungo stop per Filippo Pellacani. Probabilmente, anzi, leviamo il probabilmente, il giocatore più sorprendente in positivo di questo inizio campionato. A voi. Grazie Enrico Giancarli. Emozionato Lerda, secondo me, eh? prima della pubblicità. Ma Era il, emozionato. Il mister, è, eh? tra, tra tanti pregi che ha, credo che sia un uomo vero. E Forse gli ha precluso anche qualcosina nella sua carriera, un po' fatta di alti e bassi da, da allenatore, però si vedeva che parlava col cuore. No? È vero, assolutamente. Storia di 15 anni fa. E che bella storia è stata. Andiamo in pubblicità. Ah, Eccoci qui, torniamo in diretta su Rete 8 le 23.37, perché stavo guardando l'altro monitor che mi aveva depistato. In compagnia di Fabio Ferraresi, abbiamo ascoltato l'intervista del nostro Enrico Giancarli. L'ultimo, in ordine cronologico, intervistato è stato Lex Franco Lerda. Allora, sono pronte le immagini di questo, di questo turno infrasettimanale a Pescara, Crotone batte Pescara 1-0. Vediamo quello che è successo. Pescara Crotone, match di cartello della terza giornata, nelle ultime 15 sfide in Abruzzo, 7 vittorie a testa, soltanto un pareggio settembre 2013, Serie B 2 a 2, le scelte dei due allenatori. Colombo lancia tutta dal primo minuto la novità sostanziale delle mona che parte dalla panchina. Problema nel riscaldamento, purtroppo al il ginocchio per Pellacani al suo posto in grosso in coppia con Brosco, dall'altra parte l'ex Franco Lerda che ha lasciato un ottimo ricordo a Pescara, storia di 15 anni fa, non cambia nulla. Qui si complica la vita Plizzari, proprio all'alba del match, ma poi rimedia con grande coraggio. Poi la prima occasione nitida per il Crotone lanciato da Gomez, Carbone. non calcia col sinistro, ma col destro, dritto per dritto, la palla non inquadra lo specchio della porta, difesa da Plizzari. Ancora Crotone nei primi 30-35 minuti conduce le danze, il colpo di testa di Gomez su cross da sinistra di Carbò, debole tra le braccia di Plizzari. Eh, regisce la formazione biancazzurra negli ultimi 15 minuti della prima frazione. Colpo di testa di Brosco su angolo di Craia, la palla bloccata centralmente dal portiere del Crotone. Poi Carbò sul versante opposto dopo un contropiede, palla persa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. C'è la sterzata di Tribuzzi e il suo sinistro anche in questo caso debole, nulla, o meglio, facile preda del portiere Plizzari. Poi, sempre nel primo tempo, il colpo di testa ancora di Brosco. La palla termina a lato, ma era sulla traiettoria. Il portiere Branduani, che ha giocato con Mora nella spalla, ha vinto il campionato di Serie C nel 2016. Prova l'acrobazia L'Escano. Il pallone poi toccato da Mora è stato ancora tra i migliori, insieme con Giabbois, l'ex spalla. E poi su questo lancio lungo di Craia. Giocata lunga poteva essere un'opzione, come in questo caso viene chiuso eh, l'escano dal difensore del Crotone Golemic. Siamo ora nel secondo tempo, il Pescara comincia bene, c'è questo tentativo di Giabuah, la palla non viene agganciata da eh, Cupone e poi ancora eh, Mora, serie di finte, lato corto dell'area di rigore, era una buona opportunità per i Biancazzurri. Deviazione. Si riprenderà con un calcio d'angolo senza esito. Poi il tentativo ancora del Pescara con Tupta che viene lanciato. Suggerimento di Mora che spezza il gioco avversario, il controllo e il sinistro che viene murato dall'ex Chieti Maxime Giron. Che lo scorso anno ha vinto il campionato con il Palermo, il calcio di punizione che decide il match. Sfortunata, la deviazione probabilmente di Tupta. C'è chi dice Tupta, c'è chi dice Mora. Completamente spiazzato, l'incolpevole Plizzari, l'autore del gol, chi ricopre, Insomma, l'episodio che decide il match, un episodio. Eh, fortunoso per il Crotone, il Crotone che però aveva destato una buonissima impressione sino a quel momento, siamo al diciannovesimo del secondo tempo tutto ancora possibile, poi il Pescara passerà al 4-2-3-1 4-2-4 che dir si voglia con l'ingresso in campo di De Sogus, di Vergani, di Delle Monache, ancora rivediamo a rallenti la rete di Cosimo Chirico, classe 91 lo scorso anno al Padova, 4 promozioni in B, vediamo ora Giro siamo sempre nel secondo tempo alla lunga rimessa laterale come un cross il tentativo dell'Italo nigeriano Awa con la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Plizzari, poi Palmiero entrato anche lì in corso d'opera al posto di Craia il cross da destra di Cancellotti la palla che viene respinta, poi ancora il Pescara tutto cuore nel finale negli ultimi sei minuti di recupero ma non concluderà mai verso la porta di Branduani a Pescara, Crotone batte Pescara 1-0 primo K.O. in campionato per la squadra di Alberto Colombo queste le immagini. Cosa possiamo dire? Rivedendo eh, tutto quello che è successo? Se uno guardasse solo le immagini, Max, certo. verrebbe da dire che era una partita che poteva tranquillamente finire in parità. Certo. Però poi bisogna vedere nel complesso dei 90 minuti, nella personalità, nella gestione della palla. E... E là c'è un'altra partita. Non dico che il Crotone, chissà cosa abbia fatto, però secondo me qualcosina in più lo ha dimostrato. Almeno nella, nella gestione della palla, nel saper creare occasioni negli ultimi 30 metri, nel non avere soltanto questo tipo di giocata che, comunque, il Pescara ha cercato di adottare oggi, che era questa palla lunga, sì. un po' troppo scontata. Bisognerebbe cercare di, di avere anche un fraseggio magari far entrare qualche giocatore tra le linee, dopo è vero come hai detto tu che quando siamo spinti coi terzini si è creato qualcosina in più, non dico che il Pescara abbia fatto male, per quello che probabilmente sono le potenzialità in questo momento ha espresso il massimo anche per gli episodi sfortunati di un giocatore forte che si infortuna nel riscaldamento, nel dover cambiare qualcosina. E... Però il Crotone, forse, in questo momento è un gradino, è un gradino più avanti. Tra l'altro nelle immagini, nella sintesi che abbiamo commentato a braccio, manca un'occasione del Crotone all'inizio del secondo tempo, no? Con Carbò che sbaglia la facile rifinitura, credo per Gomez che avrebbe segnato sì. a porta vuota, però al di là di questo, insomma, sì, poteva finire in parità, per carità, perché abbiamo visto, insomma, poche occasioni da una parte e dall'altra, però come dici tu, io sono d'accordo con te, il Crotone non ha rubato nulla, insomma, ha dimostrato in questo momento di essere più forte del Pescara, ma lo sapevamo, probabilmente, no? Sì, c'è cioè, più squadra sicuramente, insomma, in queste settimane, quando abbiamo parlato, penso che l'abbiamo detto in più di uno, che Catanzaro e Crotone forse sono su, su, su un, altro, un altro pianeta, tra virgolette, sono un po' più avanti. Certo. Però il campionato è lungo, si può migliorare, ci sono ampi margini di crescita, secondo me. E quindi ecco, la, co la, cosa, va... la cosa che sì. mi dispiacerebbe è che che si perdesse un po' di entusiasmo da parte della piazza perché già rivedere questa sera lo stadio rispetto alla prima partita dove c'è sempre un po' più di partecipazione questa cosa sarebbe, sarebbe una cosa negativa no? per, per il Pescara. Quindi mi auguro che, che ancora ci sia voglia da parte de, de, della gente di, di, di sposare questo progetto che è un progetto nuovo e. A cui bisogna dare tempo. E comunque la piazza, o meglio la curva, il pubblico in generale ha apprezzato. Sì, perché sì. per esempio negli ultimi dieci minuti Pescara ha coraggioso tutto cuore, no? non ha concluso verso la porta avversaria, però c'è stata la reazione no? in quel momento, una no, reazione che è stata è... apprezzata proprio dal pubblico. Infatti io a quello mi volevo agganciare, che la piazza di Pescara ha una competenza calcistica molto elevata e quindi... E lo ha dimostrato oggi no, a fine partita, e poi è chiaro che l'entusiasmo della gente si consolida e si cimenta con i risultati, e sabato ci sta un'altra partita molto vicina e bisogna cercare di far subito bottino pieno per, per rimanere agganciati a questo a quest entusiasmo e, e alle prime. Naturalmente domenica si giocherà domenica a Viterdo, si scusa. ore 17.30, Viterbese che ha impattato proprio nei minuti finali all'89 sul campo del Messina allenato quest'anno da Gaetano Auteri che conduceva con il gol realizzato da Iannone nel primo tempo sino all'89 quando è arrivato il pareggio di Polidori che è un attaccante di categoria classe 92, tra poco conosceremo meglio anche la eh, Viterbese, bisognerà dire a questi giorni del Pescara era successo a Germinario a Latina. No? quella partita che il Pescara ha stradominato però a nove minuti dal termine con la Tina in dieci, quella ingenuità ha riaperto di fatto il match, anche se poi non è successo granché, la stessa cosa è capitata oggi a Milani, cioè con un giocatore come Chiricò che sai che ha un, un, un gran piede sul calcio di punizione da quella, in quella zona del campo, tu devi temporeggiare, non devi eh, intervenire. Eh, là, là credo che le colpe di un allenatore siano talmente minime quando certo, ci sono certo. queste... Eh, queste lacune poi, perché sono lacune di concetto, non si può concedere una punizione a un giocatore così forte eh, che poi è stato fortunato nel gol. Però... Forse si riferiva secondo te a questo quando ha parlato. Anche oggi abbiamo giocato con quattro under, si riferiva anche no, a questo? No, perché la, la, la domanda mia era eh, sul fatto che magari il Crotone all'inizio gli, gli avesse presi un po' alti e quindi alcuni giovani non fossero proprio preparati allora. a. Alla pressione di questa partita così, così importante con una squadra che gli ha messo subito in difficoltà. Non penso che si riferisse mm -hmm. a quello. Perfetto. Intanto rivediamo il gol su punizione. Insomma, sicuramente un episodio sfortunato per il Pescara e fortunoso per il Crotone, dipende dal punto di vista. La deviazione è stata netta. Spiazzato completamente il portiere Plizzari, non abbiamo capito. Chi, eh, chi ha toccato ancora non, non, non è stato appurato. No? Non è stata appurata la deviazione, c'è chi parla di Tupta. Almeno il telecronista di Eleven Sport parlava di Tupta. Eh, probabilmente è stato Mora, però insomma non si capisce. Non si capisce da queste immagini. Fatto sta che questa deviazione sul classico saltello che fa la barriera. No? Quindi è stato davvero un episodio fortuito. Beh, là, là è una scelta perché poi mm. quando c'è un giocatore che tira una punizione a giro. Mm si predilige il certo. più delle volte saltare per togliere ancora un po' più di, di profondità e quindi di, di, di far alzare un po' la traiettoria, poi magari a volte te la tirano la terra e ti fanno gol, eh, un episodio molto sfortunato, il portiere credo che, che non abbia responsabilità, anche se la punizione non era forte, era difficile reagire a quel cambio di traiettoria. Ah sì, infatti, Il cambiata la traiettoria... Eh... Probabilmente non era neanche un tiro potente perché ha cercato il giro lui, no? Sul primo sì, palo, sì. E stata questa Vediamo un po' se riusciamo a capire, eh. vediamo un po', eh, non lo so. C'è anche Mora lì eh? o no? Difficile. <ride> difficile, ma io credo ah. che il tocco sia di uno dei primi due giocatori della barriera perché la palla allora. va dall'altra parte sì, e. Sì. e... Sembra che comunque sia all'interno verso sinistra, non credo certo. che sia il terzo uomo, ora è difficile da qua capire chi sia. Assolutamente, nel primo tempo, ne eh, faceva riferimento lo stesso Colombo, eh, c'è stata un'occasione del gol del Crotone sulla classica ripartenza, ma il pallone era del Pescara, calcio d'angolo, sì. perde palla il Pescara, perdono tutte le distanze, c'è stato il lancio mi pare per Carbò sì, sì. che ha sbagliato secondo me scelta, lì bisogna concludere col sinistro, Sei d'accordo? La poteva concludere, secondo me, anche di, di interno destro, mm. che era una palla, non so se adesso se lo fanno rivedere, era una palla che rimbalzava, non era una palla che, che lui conduceva eh, rasoterra eh, se avesse messo un po' il piattone, come si dice in sì. gergo, magari, con l'interno poteva essere una scelta giusta, è chiaro che si poteva concludere anche di sinistro, l'unica cosa che non si doveva fare era calciare di collo come ha fatto lui. Ecco infatti, sbagliato, ecco, no, in realtà quella non era occasione su ripartenza, avevano fatto un grande lavoro a centrocampo, eh, io, eh, mi riferivo, io mi riferivo a, tre, a quella. Esatto, ha giocato a tre, poi Gomez ha lanciato sì. eh, Carbò, che ha una velocità tripla rispetto a Cancellotti e ha sbagliato. Poi la conclusione no? sì. col destro, invece, c'è stata un'altra occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Carbò che ha cambiato lato per Tribuzzi. Tribuzzi si è trovato uno contro uno con Cuppone che è sempre molto generoso perché è riuscito a coprire la zona de... che è solitamente è del terzino del centrale. Lo ha saltato però ha concluso poi centralmente. Quella era l'occasione a cui si riferiva Colombo. Tribuzzi è un buon giocatore. Sì. Eh, sì e eh, capita di prendere eccola le... qui questa qui chiaramente è la parte finale dell'azione ma c'era stato il calcio d'angolo palla persa del Pescara, dal Pescara sì ma io qua credo che abbia fatto la scelta giusta poi sì perché era, era impallato da, dal difensore, è tornato verso l'interno e ha calciato di sinistra. Io mi riferivo all'altra occasione, sì, sì, all lì hanno giocato... quella quasi all'inizio esatto, della partita: hanno giocato a tre a centrocampo, hanno fatto una grande azione e poi, bravissimo gol. Quella credo che sia stata l'occasione più nitida sì. che abbiano avuto su, su manovra, su, 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 su calcio ragionato, su, su una ripartenza fatta bene con, con delle idee. Credo che la possiamo rivedere, Regia. Eh, allora, sì, questa sicuramente, vabbè, sì, insomma, poco qui c'è stato dopo. un qui-pro-quo, o meglio, si è complicato la vita inizialmente Pizzari, che poi eh, ha rimediato con grande coraggio. Eccola qui, sì. vedi, la palla rimbalza, Max, sì. rimbalza, qua se ci va con l'interno destro, c'ha il secondo palo aperto, di sicuro. Quindi, scusa, con l'interno. Con l'esterno ah, destro? con destro. Sì, perché c'ha tutta la parte del secondo palo aperta. Uh -huh. e non era facile perché la palla rimbalzava. Però si poteva fare meglio. Quindi l'opzione mancino no, secondo te? In quel caso? Col mancino forse ti anticipato. Forse, cioè, forse col, col mancino ripara... si sarebbe un po' chiuso l'angolo mm -hmm. di tiro. Perché, certo. perché poi per il portiere diventa più facile. Invece, col destro, sai, anche dandogli un po' di giro, certo, certo. hai più angolo, vedi. Questo frangente, qua, se lui si, si sposta poco a poco verso sinistra, ha la postura giusta certo. di sinistra non poteva calciare, sì, sì. e poi comunque col destro anticipato. Diciamo la conclusione, però dritto per dritto non ha neanche centrato lo specchio e questa è stata l'occasione nitida del eh, primo tempo, ce ne sono state in realtà un altro paio però su eh, azioni meno, meno nette, diciamo, meno limpide rispetto a quella che abbiamo eh, visto poc'anzi. Le 23.52 ci dobbiamo fermare per pochi istanti, la linea al nostro Andrea Di Fabio e naturalmente in compagnia di Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli. 23 e 53 in diretta su Rete8 insieme con Fabio Ferraresi, terzo tempo live la post partita Pescara-Crotone ricordiamo per chi non lo sapesse Pescara sconfitto in casa, primo K.O. stagionale dal Crotone, l'ex Franco Lerda ha deciso una punizione deviata dalla barriera di Cosimo Chiricol 19esimo della ripresa domenica prossima a Viterbese Pescara ore 17.30, la prima di due trasferte consecutive, poi si giocherà sabato 24 settembre alle 20.30 sul campo del Foggia che iniziato malissimo questo eh, campionato domani il Foggia giocherà contro la Virtus Francavilla alle 21 l'altro posticipo di fronte Giuliano Picerno diamo uno sguardo di nuovo al quadro completo dei risultati in questo primo turno infrasettimanale previsto dal calendario Monterosi Juve Stabia 0 a 1 deciso Mignanelli ex giocatore del Pescara nel 2015-2016 ma è stato giocatore anche di Colombo nella Reggiana nel 2014-2015 l'anno precedente la Reggiana che è Disputò un grandissimo campionato. Monopoli, Avellino 2-1, D'Andrea, Cerignola batte Andrea 2-1, Catanzaro Latina 5-0. Ripetiamo, 12 gol segnati, neanche uno subito nelle prime tre partite dalla squadra di Vincenzo Vivarini Gelbison, Potenza 1-1, Messina, Viterbese 1-1, all'89esimo il pareggio dei Laziali, la firma di Polidori, a Pescara, Crotone batte Pescara 1-0, 19esimo del secondo tempo Cosimo Chiricò, deviazione decisiva della Nulla da fare purtroppo per Pizzari, completamente spiazzato, assolutamente incolpevole. Turris Taranto 2-1 ancora a segno per il Taranto Guida che giocava nel vasto Girardi, un classe 97 lo scorso anno in serie di 17-18 eh, gol ha già realizzato due gol in questo inizio di campionato di C. Il Taranto che è stato affidato a Capuano, eh, ma eh, chiaramente insomma, il Taranto evidentemente non è una squadra molto competitiva anche leggendo l'organizzazione nella Turris invece ha segnato per la Turris Frascatore. Ex Pescara domani Foggia Virtus Francavilla alle 21, sempre alle 21. Il secondo posticipo. Giuliano Picerno, classifica. Aggiornata, a punteggio pieno, naturalmente, Crotone e Catanzaro, questo tandem calabrese, Catanzaro 9 punti, Crotone 9, 9 Turris 7, Monopoli, Juve, Stabia, Pescara, Cerignola 6, Virtus, Francavilla, Monterosi 4, Giuliano... E Picerno 3 insieme con Potenza Latina Andrea Viterbese Gelbison 2 Avellino Messina 1 Foggia e Taranto 0 punti Devono naturalmente ancora giocare Foggia, Virtus, Francavilla, Giuliano e, e Picerno Diamo uno sguardo al prossimo turno Prima di chiudere Così parleremo anche eh, con dovizia di particolari Della Viterbese Nell'ultimo confronto fine gennaio 2022 Il Pescara riuscì a battere la Viterbese 1 eh, a 3 mi pare il risultato finale. Se non vado errato, Ma lo Ferrari, D'Ursi. E poi il giocatore che ha dato la spalla ex Torino. Adesso non mi, viene, non mi sovviene il nome, l'attaccante. Anche tu sei un po' stanco. Allora Avellino no, eh, Messina con Avellino <ride> Messina, Cerignola Catazzaro, Crotone Monterosi, Juvestabia Monopoli, Latina Giuliano, Picerno Turris, Potenza Foggia, Taranto Andrea, Virtus Franchevilla Gelbison, Viterbese e Pescara. Restiamo sulla pagina del, del prossimo turno. Viterbese dunque affronterà la Pescara. Viterbese che fino a questo momento ha perso la prima partita e poi ne ha, pareggiate, ha pareggiato le altre due. Eh, L'ultima in casa che era tra l'altro la prima contro l'Andrea, anche in questo caso, se non vado errato in rimonta nella Viterbese, in grande evidenza Simone Duffizzi, caro eh, Fabio Forte. Classe 2004 ha segnato la doppietta importante che aveva momentaneamente eh, ribaltato la situazione per la Viterbese nel confronto interno di domenica scorsa con la Fidelis Andria. 2004 domani compirà 18 anni. Quindi due gol, doppietta per questo ragazzo di cui si parla molto bene. La Viterbese è allenata quest'anno da Giacomo Filippi che era un ex difensore da calciatore del Teramo, stagione 2006-2007, allenatore Claudio Gabetta purtroppo quel Teramo retrocesse in Serie C2 e poi l'anno successivo ha militato nella Valle del Giovenco, campionato di C2, semifinale playoff, l'allenatore era Roberto Cappellacci. Gli acquisti effettuati da Viterbese, Riggio, Monte Aguido, che è un difensore argentino eh, svincolato, Rodio che lo scorso anno militava nella Fermana, poi Sorrini, classe 2003, lo scoperto oggi, del Notaresco che sbagliò il rigore contro il Pescara nella partita di Coppa Italia. Sì, me lo ricordo. Ti ricordi? Il Pescara di Oddo contro il Notaresco, Beh, chiaramente molto emozionato eh, Sorrini, stiamo parlando di due anni fa quando non aveva ancora, credo, 17 anni, eh, perché no. un 2003 è stato preso dalla Viterbese, ex notaresco, Mbaie, ex giocatore della Fermana, poi Di Cairano, abbiamo detto di Duffizi, eh, 2004, che però è cresciuto nella Viterbese, Marotta, giocatore, insomma... Che non scopriamo di certo noi, classe 86, lo scorso anno al Modena, frenato da tanti problemi di natura fisica. Di fatto ha giocato poche partite, è sempre un bomber di categoria, no? Sì, sì, è un giocatore forte, esperto, che può spostare gli equilibri. E sono rimasti sia Polidori che Volpicelli, lo scorso anno, giocatore di grande qualità, mancino. Lo scorso anno 14 gol, classe 92 ex Matelica, e poi l'ex Teramo Chieti Mungo. Beh, il reparto offensivo è da, da, da squadra di vertice. È una squadra che potrebbe essere la sorpresa de, de, del girone, perché eh, sulla carta ha i nomi per, per provare a fare qualcosa di importante. Poi, Viterbo sicuramente non è una piazza che ha tantissima pressione e aspettative. Sì, c'è voglia di, 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 di fare calcio, ma si può fare senza avere l'assillo di dover certo. vincere. Quindi. Quando poi ci sono tutte queste componenti che, che, che si incastrano, potrebbe essere l'anno buono. Senti, partenza. Eh, è partito malissimo l'Avellino, dove tu hai giocato nel 2003-2004, Zeman in panchina. Tre gare, finora un solo punto. Nella considerazione infatti che, che, che faccio io su, su quelle che sono state le prime partite del Pescara, mi viene da pensare anche al fatto che. Non era tutto sto squadrone l'Avellino e quindi forse un po' esce ridimensionata quella partita, anche se il Presidente giustamente ha detto che il calendario del Pescara all'inizio è stato più difficile rispetto a quello del Catanzaro, però non credo che l'Avellino sia una squadra che, che punti a, a fare un campionato importante per quello che è la Rosa. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo anche perché eh, ha incontrato tante difficoltà in sede di mercato. E si è mosso in ritardo. Ha completato la squadra proprio all'ultimo momento. Ci vorrà del tempo per il tecnico Taurino. Falsa partenza. Questi sono i dati oggettivi. Un punto nelle ultime tre partite. Nelle prime tre partite, Avellino, che è stato sconfitto oggi dal Monopoli. Monopoli, che era stato battuto proprio domenica scorsa sul campo del Crotone, senza demeritare perché nel secondo tempo, dopo il 2-0, maturato nel primo tempo da parte del Crotone doppietta di Golemic il Monopoli ha avuto almeno tre opportunità. Limpide, nitide per riaprire il match, e comunque insomma, il Monopoli è sempre una squadra, una signora squadra di questa, di questa Serie C. Lo scorso anno eh, Colombo eh, lo ha guidato al quinto posto e soprattutto ha ottenuto il miglior risultato nella storia del Monopoli perché il Monopoli è stato eliminato ai quarti playoff dal Catanzaro di Vincenzo eh, Vivarini. Abbiamo detto eh, degli acquisti. Manca anche Gianmarco Nesta, che è nipote di Alessandro Nesta, credo un 2000, che lo scorso anno militava nel Lecco un esterno di fascia destra il modulo prediletto dal tecnico Giacomo Filippi che lo scorso anno era a Palermo e poi è stato esonerato a vantaggio di Baldini che ha vinto il campionato il 3-4-1-2 3-4-2-1 insomma Mungo e Volpicelli di solito giocano sulla, sulla tre quarti alle spalle di Polidori che è il terminale della manovra offensiva adesso ho ricordato il terzo gol del Pescara a Viterbo lo scorso anno o meglio quest'anno, fine gennaio Rauti, quindi gol di Ferrari, Dursi e Rauti. Mi veniva Rasi a me, ma dopo <ride> Infatti, ho ricollegato <ride> che era il terzino. <ride> Va bene, ne parleremo domenica eh, nel post partita. Caro Fabio, sempre puntuali qui. Nel dopo partita la gara avrà inizio alle 17.30 di fronte Bese e Pescara. Domenica prossima. Grazie ancora a Fabio Ferraresi. Grazie alla regia capitanata da Andrea Di Fabio, Francesco Bernardinelli e Danilo Cinquino. È proprio tutto, grazie e buonanotte.